Buonasera a tutti gli spettatori e spettatrici che questa sera si sono messi davanti al PC per assistere a un'altra puntata di Arte e Cultura alla Bonina. Per la rubrica Musicanti e Cantori in Alta Tele di Lavoro, questa sera presenteremo un'altra eccellenza alla Bonina, un'eccellenza che dal suo piccolo paese ha conquistato il mondo e che vi presenteremo e vi anticiperemo con la breve clip che vediamo tra poco. 14 giugno 1940 nasce Francesco Guccini, un meraviglioso incontro tra genetica, cultura ed etica. Al-Manzat è il breve brano che vi faremo ascoltare, che in modenese carpigiano significa mantice. Auguri. 1, 2, 3, 1. Bene, credo che ormai l'avete riconosciuto tutti quanti. Parliamo di Alessandro Parente. Alessandro Parente, che da Corina Ausonio in Alta Tele di Lavoro e con il suo organetto è riuscito a creare un movimento musicale veramente importante che piano piano si è diffuso a macchia d'olo in tutto, prima nella provincia, poi nella regione, poi a livello nazionale, addirittura è diventato un'eccellenza a livello universale. E ciao Alessandro, come stai? Tutto bene? Buonasera, tutto a posto, tutto bene Claudio, grazie. Diciamo che io e Alessandro ci conosciamo da 40 anni, abbiamo i capelli bianchi, si può dire senza problemi, ma il nostro incontro non è nato per motivi musicali, ma perché io ero adolescente. Da Cassino andai nel mio paese natio ad assistere a una partita di calcio, un derby infuocato, Sessana-Carano, la stessa Unca. E diciamo quella partita la dominò alla grande il Carano, che vinse 1-0, ma poteva tranquillamente finire con un risultato ben più rotondo. Mi ricordo che il campo dei Cappuccini è stracolmo di gente, ma non finì con un risultato più rotondo, perché in porta alla Sessana c'era un portiere dall'aspetto un po' strano, mi ricordava i Ghita della Colombia. E che cosa successe? Che questo portiere era Alessandro Parente. Come si dice nel mondo calcistico, volava da palo a palo. Quella partita fu incredibile, mise la saracinesca e soltanto per un'azione fortuita prese il gol che sentenziò la sconfitta della Sessana. Quindi Alessandro, dimmi, raccontami un po' di quella partita e il rapporto che hai con il calcio, che so che è stato molto importante anche in quel periodo, ma anche dopo. No, in quel periodo con la Sessana, quello fu il primo anno con la Sessana, mentre il secondo anno vincemmo il campionato con 10 punti di vantaggio. L'allenatore allora era Gigino Mazza. Sì, mi ricordo di quella partita e fece una bella partita, sinceramente. Erano bei tempi dove il calcio era un po' tutta la mia vita, almeno è durato 20 anni quel periodo. Quello della Sessana è stato una grande esperienza di 2 anni e ti ringrazio per i complimenti, troppo gentile. Pensa Alessandro, che non ti sembrerà strano, ma l'anno dopo che voi vincesti il campionato io venni a vedere la partita decisiva a febbraio contro il Venafro, che c'era Tito Curcio e Pierino Bianchi, che voi vinceste 1-0, e a febbraio avevate già vinto il campionato se vincevate quella partita che era sul Venafro, che era la seconda. Quindi diciamo che io ho assistito a due partite fondamentali
in cui tu eri presente. Quindi sono solo ricordi che alla fine ci appartengono alla nostra anima. È una cosa molto. alla nostra gioventù soprattutto. Ma perché io poi ci siamo visti l'estate e ti par per puro caso ero ragazzino, tu eri più grande di me e praticamente io raccontai e ci siamo conosciuti personalmente. Io di questa partita ne parlai a un amico comune di Fasani con cui io ho condiviso tantissimi anni nelle giovanili del Cassino e che cosa successe? Che praticamente io dissi guarda Eddie, sono andato a vedere la partita. Una cosa strepitosa, un portiere che veramente mi ha stupito. E lui rimase così. Ma dopo molti anni, dopo alcuni anni, lo rividi Eddie e mi disse: Lo sai che io ho rivisto Alessandro Parente? Ma certo, come? Come l'hai visto? E mi disse: Guarda, che fa l'allenatore dei portieri e mi allena a me. Se no. Che cosa successe? Che poi lui mi disse la seconda novità. E disse: Ma tu non sai l'altra novità? Certo, qual è l'altra novità? E Alessandro è diventato un grandissimo musicista di organetto e a livello importante, è diventato proprio un pezzo grosso. E cioè, come mai? Cioè, guarda, io non lo so come mai ci è arrivato alla musica, però pare che il merito sia di un zio Vincenzo. Siccome tu sai bene che noi ci occupiamo di identità e storia, Alessandro, e per noi la storia, l'identità, la tradizione. Non è nostalgia, non è un porto, ma è un faro. A questo punto ci devi parlare di tuo zio Vincenzo e come è stato importante nella tua vita sia umana che professionale. Certo, guarda, zio Vincenzo detto Iuqualavrese, il calabrese, perché sembra che la famiglia provenisse, lui era stato adottato, provenisse dalla Calabria. Lui è stato fondamentale perché da quando ero ragazzino, da quando giocavo al calcio, io comunque quando tornavo in paese, a Corino Ausonio, quando tornavo in paese stavo quasi sempre con lui in pratica. E andavo appresso agli animali, lo seguivo durante i lavori, ma soprattutto quando suonava l'organetto. E lì veramente mi ha insegnato i passi, i primi passi, ma non solo della musica, i primi passi soprattutto della cultura popolare, dell'andare lento, dell'animo contadino, della nostalgia, della sofferenza, della gioia, delle serenate. E per me è stato veramente un punto fondamentale, della mia storia, fino ad oggi perché un anno e mezzo fa, un anno fa, è uscito questo audiolibro, Storia di un antico suonatore di organetto, che parla della terra di lavoro, parla di zio Vincenzo, parla dei giovani musicisti, e parla di tutto quello che intorno a noi è successo e succede, ma soprattutto parla del passato, perché senza il passato, lo sappiamo bene, tu lo sai meglio di me, non possiamo affrontare il presente. Il futuro, oggi come oggi, non esiste. Alessandro, si può dire tranquillamente, però il passato deve essere un faro, non un porto, perché se diventa un porto e diventa nostalgia ed è improduttivo. Alessandro, adesso però ti devo fare una domanda e tu parlerai a ruota libera, puoi parlare di 1 minuto, 2 minuti, 10 minuti, 15 minuti, fai tu, perché adesso dovrai parlare di te. Del tuo percorso, di tutta la tua carriera, prima come musicista, musicologo, musicante, poi compositore e le tue grandi collaborazioni con artisti importanti italiani e mondiali. Quindi a questo punto ti lascio la parola, non ti interrompo più e prendi tutto il tempo che vuoi, perché noi con i nostri spettatori vogliono sapere perfettamente dalla tua bocca il tuo percorso artistico. Se ci vuoi far vedere qualche foto quando tu ci parli, se vuoi stare con lo strumento in mano, fai tu. E adesso è il tuo momento e regalaci le tue emozioni, quelle che in questo momento ti senti che hai dentro e che ci vuoi trasmettere. Sì, comunque interrompimi ogni tanto che forse è meglio. Comunque, che posso dire? Che io ho iniziato appunto, il mio primo maestro è stato Vincenzo Del Seni. Ho iniziato con lui e pian piano le cose si sono fatte, tra virgolette, sono fatte un po' serie, no? Perché si è cominciato appunto a fare qualche concerto importante, a scrivere dei brani, ad andare avanti, fino al punto, guarda, adesso accorcio, se no sarebbe troppo lungo, fino al punto magari 30 anni fa. E ho avuto questa idea
attraverso i corsi, gli stage in tutta Italia, di provare un progetto che è ancora oggi esistente, appunto che dura da 30 anni, chiamato La Scatola del Vento. La Scatola del Vento non è altro che l'organetto, che tende un po' attraverso i giovani, giovanissimi appunto, tende un po' a scoprire questo meraviglioso strumento che è l'organetto. L'organetto che è stato sempre relegato come uno strumento di secondo piano, mentre oggi lo troviamo in qualsiasi tipo di musica, lo troviamo in qualsiasi parte. Per esempio, faccio un esempio brevissimo, lo troviamo in musicoterapia. Una cosa importantissima, una mia allieva, Anna Cisternino, clown in corsia, per esempio, durante il suo percorso, attraverso il professor Messina nell'Istituto Scott, le Scotte di Siena, magari ha accompagnato i bambini, l'istituto pediatrico, ha accompagnato i bambini dalla cameretta in sala operatoria suonando l'organetto. Perché l'organetto è uno strumento particolarissimo, produce degli armonici molto molto particolari. E questo brano che io ho scritto, riscritto, rielaborato e rivisto tante volte, questo brano appunto sembra che i bambini venissero un po' accompagnati in modo leggero, in modo molto molto meno pesante possibile, appunto alla sala operatoria. Questo brano vi faccio sentire soltanto un pezzetto, un piccolo frammento. Ecco, a questo punto il bambino in sala operatoria si era addormentato ed era pronto per l'operazione. Appunto, l'organetto oggi come oggi è diventato uno strumento veramente importante per la musica per la musica mondiale. Che altro potrei dire? Che è stato utilizzato da cantautori come Fabrizio De André, come Battiato, come Branduardi. Appunto, io ho avuto la fortuna nel 2000 per il Santo Francesco di scrivere questo brano, Il Sultano di Babilonia, di scrivere le musiche, perché il testo è stato scritto da Luisa Zappa Branduardi, la moglie di Branduardi, di scrivere le musiche anche da Franco Battiato. Questo è stato per me, per tutta la Scatola del Vento, è stato veramente un traguardo straordinario. Il pezzetto, proprio un piccolo frammento di questo brano che tutti conoscono, perché è diventato un po' una sigla, ed è questo. Thank you.
Ecco, un piccolo frammento giusto per ascoltare il motivo. Questo ha avuto la fortuna, appunto, si trova nel disco L'infinitamente piccolo di Angelo Branduardi, appunto. E cos'altro potete dire, Claudio, in questo momento? Che da questo progetto sono stati fatti dei dischi, sono stati fatti dei progetti molto importanti, sono usciti tanti musicisti appartenenti sempre allo stesso filo d'Arianna, anche se adesso questi musicisti o gruppi formati da, appunto, da organetti magari hanno preso anche le strade le più diverse. E niente, io fammi un'altra domanda a te, magari potrei rispondere meglio a questo progetto. Per esempio, collabora con me da anni la Erte Scotti, che è uno dei più interessanti organettisti in Italia per quanto riguarda la sperimentazione dello strumento, che poi magari ascolteremo. Altro, Claudio, aiutami adesso, per favore. Questo progetto ha portato a numerose collaborazioni, cioè questo è veramente importante. Noi abbiamo collaborato in presentazione di libri, in alcuni dischi, in alcuni concerti, in tante situazioni. Con Dacia Naraini abbiamo presentato, per esempio, ultimamente, un anno e mezzo fa, il disco il libro di Michela Murgia, per esempio. Abbiamo collaborato con Peppe Barra, con Monio Vaglia, con Daniele Sepe, con Stefano Di Battista. Guarda, i nomi sono tantissimi: Giovanna Marini, Mar Perrone, sono veramente tanti i nomi con cui abbiamo avuto la fortuna e l'esperienza di collaborare, di stare insieme soprattutto, perché questi musicisti, oltre ad essere musicisti, sono state persone di una certa disponibilità e di una certa cultura, soprattutto di una certa cultura umana oltre che professionale. E con Peppe Parra che cosa hai realizzato, che progetto musicale? È stato fondamentale per me, soprattutto con Rocco Pasquariello e Costantina Rampino, che sono le persone a cui Peppe Barra è più vicino. E, per esempio, Peppe Barra in un disco ha letto una poesia per me che ho scritto per il mio papà quando è andato via, per esempio. Nell'ultimo progetto, Storia di un antico suonatore di organetto, ha cantato un mio pezzo, Curri, che è appunto dedicato all'emigrazione. E poi è venuto ospite da noi almeno tre volte. Ci fa sentire un passaggio di questo pezzo Curri? Di Curri ti posso far sentire l'inizio, però è cantato, è solo cantato, capito? E non ha molto. Questo però ci sono le parole, c'è il canto, suonato con l'organetto niente, va bene, ti ho fatto suonato da te non è un po', è tanto, e quindi io ti ringrazio per questo. Senti, volevo parlare un attimo che è un po' sulla terra di lavoro che tu dici. Per esempio, a Natale, no? Pierluigi Moschitti, che tu conoscerai, un percussionista, ma soprattutto un cultore delle nostre tradizioni, ha riunito dei musicisti della terra di lavoro e ha fatto uscire un disco, Natale e Capodanno, nella terra di lavoro. Ognuno ha presentato un pezzo già registrato e è venuto fuori questo disco, che io ho qui, per esempio, eccolo qui, è molto importante, soprattutto in questo periodo della pandemia. Ecco, ci siamo ritrovati in questo racconto. Poi, per la terra di lavoro, che cosa posso dirti? Ho scritto anche un altro piccolo brano, ispirandomi alla tammuriata, per esempio, no? Ispirandomi a questo ritmo della nostra terra,
questo brano che si chiama Regina Soliano ed è questo. Sono piccoli frammenti, Claudio, che ti volevo far ascoltare. Che volevi far ascoltare a tutti i nostri spettatori, perché ti posso garantire che in molti ci stanno seguendo. Adesso però, prima di passare alla domanda successiva, ti faccio vedere un piccolo video. È inutile che sono andato a ripescare su YouTube questo video di una scena particolare con un personaggio particolare e tu poi capirai dal video di chi parleremo, o meglio, di chi parlerai tra pochi secondi. Alessandro, io credo che tutti hanno riconosciuto Francesco Puccini. A questo punto dovresti dirci come è nato questo rapporto con Francesco Puccini e come è diventato, perché quando uno sta a cena così, in maniera così intima, vuol dire che è un rapporto che è al di là di quello professionale, ma è soprattutto umano. Guarda, Francesco Guccini è stato sempre il mio idolo da quando ero ragazzino. Nel momento in cui erano gli ultimi giorni in cui stavamo registrando Storia di un antico suonatore di organetto, appunto questo audiolibro editato dalla Emmons e da Assitech 2000, ho detto, beh, io ci provo e proviamo un attimo a contattarlo. E lì lui si è reso molto molto disponibile, lui e la moglie Raffaele, due persone veramente straordinarie. Siamo stati a casa, abbiamo registrato, poi ci siamo stati ancora una volta, poi ancora una volta, siamo andati anche con l'orchestra dei ragazzini, siamo andati a trovarlo, gli abbiamo fatto un mini concerto in cucina da lui.
ed è stata un'esperienza veramente importante, fondamentale per Il video che sconfiggere. abbiamo Dimmi. fatto vedere. Il video che abbiamo fatto vedere è quando l'abbiamo omaggiato con questo suo pezzo, il vecchio bambino, quel giorno in cui gli abbiamo consegnato gli audiolibri, dove appunto anche lui, insieme a tanti altri, C'era una ragazza che cantava. sì, era Mauro Amata, eravamo lì con Mauro Amata, con Laerte Scotti, eravamo lì appunto. In questa giornata, serata straordinaria, straordinaria. Ripeto, poi ci sono state altre situazioni. Ti devo confessare che a Pasqua, proprio a Pasqua, ci siamo sentiti per gli auguri di Pasqua e niente, veramente un passaggio fondamentale per la mia vita anche umana, oltre che professionale, oltre che professionale. Ce ne Quindi siamo ho accorti. attaccate, qui non si può vedere, ma ho attaccate delle foto con lui, con l'orchestra insieme. C'ho una foto qui, io e lui abbracciati, veramente. Vuoi girarla? Sì, la facciamo vedere. Guarda, è possibile, Claudio? Come no? Siccome mi hai fatto questa domanda, ecco, adesso Giampaolo di Siena, che è una persona straordinaria che lavora con me da tempo e siamo molto amici, ti fa vedere, ecco, Francesco Guccini. Alza un po', appena, eccolo qui. Eccolo qui, non so se si vede a fianco, si vede appena Sì, Monio Vadia. sì. Eccolo qui sopra, si vede Daniele Sepe, a fianco Dacia Maraini, insomma, io in questa sala dove mi trovo in questo momento è la sala dove è da 30 anni è nato questo percorso con la scatola del vento, questo progetto fondamentale con la scatola del vento. Ecco, dall'altra parte, se Giampaolo riesce ad andare, vedrai anche il tuo amato Peppe Barra eventualmente. E niente, questo adesso potrei dire tantissime cose, però mi perderei, Claudio. Sinceramente mi perderei. Chiedimi tu. È quello che ci E piace, vederti perderti, vedere nel tuo certo. mondo. Poi mi anche emoziono, perciò. È un po' particolare questa intervista nella mia terra, ecco, nella mia terra natia. Sì. E che, tra l'altro, i tuoi tratti somatici sono tipicamente laburini. Ti ricordo che i laburini sono gli abitanti della terra di lavoro, e tipicamente di Coreno. Sì, lo so, E grazie. sì, sono tipicamente di Coreno, come si dice? Sì, roba nostra. È roba nostra, va bene, sì, ci Senti, appartengono, sì. adesso quello che ti posso dire è mi hai bloccato anche a me, perché mi sto perdendo insieme a te, guarda, non riesco a trovare il filo logico della conversazione. Queste quattro chiacchiere stanno diventando un problema da gestire, almeno per me. Vedo che tu c'hai una padronanza che è veramente invidiabile. Adesso però dobbiamo. No, ripeti perché io ho l'audio. No, dicevo che sembra che io stia tranquillo, ma non è vero per niente. Allora, adesso di cosa parleremo? Adesso parleremo della tua scuola, dei tuoi ragazzi, e sappiamo pure che ci sono uscite delle perle, delle gemme, e che forse dopo che ci hai parlato brevemente della tua scuola, del tuo progetto, perché giustamente tu, quello che tratteniamo per noi lo perdiamo per sempre, quello che diamo agli altri invece lo tratteniamo per sempre, quindi bisogna lasciare qualcosa agli altri. Credo che poi ci presenterai un ospite che è una delle gemme, una delle perle di questa tua scuola. Certo. Allora, oggi come oggi ho questo gruppo, appunto il terzo gruppo in 30 anni, che appunto si chiama Tradizione in Divenire, però io forse preferisco chiamarlo proprio il nome del progetto, La Scatola del Vento, dove stiamo veramente cercando di riscoprire ancora di più le nostre radici. Cercando comunque di accarezzare anche la world music, no? Il gruppo è formato da 8, 7 organetti e un basson.
Il bassone è uno strumento basso, funge da basso in pratica. La caratteristica importante è la passione che hanno questi ragazzi, età media 16 anni più o meno. La passione che hanno e la voglia che hanno di conoscere il proprio passato e soprattutto le esperienze che stiamo facendo. Loro nascono appunto dai corsi che si fanno sia qui a Coreno, magari a Roma nella scuola di musica di popolare del Testaccio, al centro di cultura popolare del Tufello, Formia, Itri, insomma in questi corsi appunto collabora con me in questo percorso Laerte Scotti, come dicevo prima, e niente, questo è una cosa che mi sta appassionando. Io ho smesso di suonare ormai da anni, sia per dei problemi alla mano destra articolari, e sia perché mi piace tantissimo gestire questa situazione orchestrale che veramente mi ha portato delle soddisfazioni enormi, enormi. Ogni cosa ha il suo tempo. Esatto. Questo è il tempo della direzione artistica. Certo, forse adesso è il tempo di dedicarmi all'insieme, ecco. In un'altra intervista ho detto, ecco, a cercare il tempo in cui noi ci incontravamo, no? Quello l'abbiamo perduto, per esempio, dove ci ritrovavamo tutti insieme. Prima, tempo fa, mi raccontava la mia mamma che si andava a lavorare la terra e dopo 5-10 minuti, mezz'ora, c'erano tante altre persone che venivano ad aiutarti, per esempio, no? Senza chiederglielo. C'era questa sorta di scambio bellissimo. Ecco, in questo percorso noi stiamo cercando, soprattutto al di là dell'aspetto musicale, di ritrovarci, di raccontare del nostro passato, dei nostri nonni, dell'emigrazione, della guerra, delle serenate, di tutto ciò. Ecco, noi siamo qui per loro, non siamo qui per caso, noi siamo qui perché c'è... Dimmi, scusami. Alessandro, adesso si può dire che se tuo zio Vincenzo per te è stato un faro, adesso sei tu il faro delle generazioni che vengono dopo di te, dopo di noi. E questo, guarda, è un complimento forse troppo grosso, perché zio Vincenzo veramente, guarda, zio Vincenzo ha suonato, zio Vincenzo è stato durante la guerra è stato ferito, si è tolto una scheggia dal fianco destro, si è fatto una fasciatura di fortuna con un lenzuolo, ha messo la sorella ferita su un asino per riportarla a Coreno, e in quel bombardamento sulla linea Gustav, sui nostri monti, no? Precisamente Vallauria Piccola, Marina Ranne, Valle Maio, lui ha perduto tutta la famiglia tranne la sorella, e l'organetto subito dopo la guerra è stato veramente lo strumento per ricominciare. Lui ha ridato gioia, speranza, vita a tutti i suoi compaesani, proprio con quello strumento. E veramente ha portato tanto, perciò il paragone con zio Vincenzo forse lo reputo molto, lo reputo da parte tua, sì, bellissimo, però non mi paragonerei a lui, perché lui è stato veramente una grande persona. Vabbè, Alessandro, il problema non è che dobbiamo aspettare un'altra guerra per essere un faro. Sicuramente non sei un faro come il tuo zio Vincenzo, perché quello che ci hai detto in questo momento ci fa capire che è proprio lo spirito anche dei briganti, che hanno sempre, briganti insorgenti, briganti quelli veri, non i delinquenti, che hanno sempre caratterizzato le nostre zone e che morivano in piedi ma non si piegavano mai ed erano resistenti a tutte le avversità. Però comunque nel terzo millennio si può essere fare lo stesso in maniera diversa. A questo punto dovremmo chiedere alla persona che è lì con te se tu per lui sei un faro. Ce lo puoi presentare? No, tipo sì, certo, adesso lo presento. No, ti volevo dire soltanto questa cosa invece. Per quanto riguarda i briganti, e tu nel tuo spettacolo lo fai, per esempio c'è stato Fra Diavolo che è stato... numero uno in assoluto. Assoluto, perché ha rispettato la sua... Ecco, noi oggi non abbiamo un'entità
capito? Un'identità, la stiamo perdendo, ecco, fra diavolo e tu nel tuo spettacolo, ripeto, lo dici, lo È puntualizzi. piaciuto? È piaciuto? Sì, è un bello spettacolo che racconta cose vere. Ecco, l'importante è che noi raccontiamo cose autentiche, diciamo le cose autentiche, al di là se poi come sono dette, come sono fatte, come sono suonate, però l'importante è che sono Alessandro, autentiche. Sì. Fra Diavolo e Michele Arcangelo Pezza, alias Fra Diavolo, Duca di Cassano, colonnello dell'esercito napoletano. Se fosse ed è un autentico, è vissuto come un eroe ed è morto come un mito, per diventare un mito, perché lui poteva tranquillamente passare l'esercito francese e conservare i gradi e i privilegi. Invece, che cosa ha fatto? Ha preferito incontrare la morte a 35 anni con moglie e figli che stanno sotto il patibolo per non venire meno al suo giuramento: un solo Dio, un solo popolo, un solo re. Quindi, Fra Diavolo è stato un grande laborino, un grande napolitano. E mentre noi in Italia lo consideriamo un delinquente, i suoi nemici più acerrimi, i francesi, ci hanno chiesto di farlo diventare veramente un mito, perché ne hanno raccontato le gesta. Se fosse francese, avrebbe un monumento in ogni angolo di strada. Purtroppo, siamo in Italia e lo considero un delinquente. Scusami questa parentesi, ma io quando parliamo di Fra Diavolo, Certo. stiamo parlando del. E Sì. adesso No, infatti, passiamo. scusami, ti interrompo. Parlando di Fra Diavolo, ecco, e parlando di Zio Vincenzo, e parlando delle persone che hanno sentito la storia di Zio Vincenzo e hanno voluto collaborare, ecco, è importante sapere che queste persone come Monio Vadia, Francesco Guccini, Daniele Sepe, Giovanna Marini, che hanno collaborato appunto in questo progetto, ecco, anche loro sono delle persone. Scusatemi se dimentico qualcuno, ma già l'ho citato prima, forse Dacia Maraini, per esempio, sono persone vere. Ecco, questo è importante. Parlando di Fra Diavolo, io in questo percorso musicale sto conoscendo delle persone autentiche e vere. Ecco, parlando di questo, allora, adesso ti volevo far ascoltare due brani, ma il primo. Riarrangiato dalla Erte Scotti, appunto, che ha iniziato tantissimi anni fa, adesso collabora con me in questo progetto musicale. Ti volevo far ascoltare un brano che parte dalla terra di lavoro, spazia un po' per l'Europa, il Nord Europa, poi con qualche piccolo frammento jazz se ne va da un'altra parte e poi ritorna sulla nostra terra. Ecco, la Erte Scotti adesso si siederà al mio posto Ma e preparerà. prima Dimmi. domanda alla F. Sì, adesso si siede, perfetto. Ecco, facciamo cambio, vedi? Così facciamo cambio. Io continuo a parlare intanto. Vedi? Ecco, mi metto qui. Eccoci, buonasera a tutti. Ciao, la F. Ciao Claudio, buonasera. Eccoci, Come ecco, mi stai? metto qui e poi mi allontano. Ecco, parla Bene. con lui adesso, va bene. Diciamo che Quando sì, è un è un periodo periodo nero. complicato per noi musicisti, diciamo. Dimmi un po', ma quanti anni hai? Io ho 34 anni. E da quanti anni che suoni? Guarda, che suono è una parola grossa, però diciamo che dall'età di 4 anni ho iniziato un po' a strimpellare con l'organetto. Ho Diciamo che fatto. sei un musicante, come si dice dalle parti nostre. Sì, un musicante. Sono un musicante, sì. Nel senso nobile del termine. Esatto. Ma Alessandro è tuo zio. Alessandro è tuo Alessandro, zio. ci tengo a dire che è il mio faro fin da quando ero piccolo, insomma, che ho iniziato questo percorso con l'organetto. Quest'amore è nato grazie a lui. Alessandro Non ho capito. è il tuo faro. È il mio faro, sì. È il tuo faro, quindi dillo a tuo zio che è Sì, purtroppo non si sente molto bene. Non ho capito le ultime cose che hai detto. Volevo dire, dillo a tuo zio che sia lui che è il tuo faro. Assolutamente, sì, ma lui già lo sa. Forse non come il tuo Vincenzo perché è unico, però è diciamo un degno erede.
Assolutamente, e per me è come Zio Vincenzo. Adesso facciamo parlare l'universale, che è la musica. Va bene, Dici sì, cosa ti vi faccio ascoltare questo brano che praticamente è una contaminazione nella contaminazione, diciamo. È un brano, partiamo dalla nostra terra di lavoro, appunto, e ci spostiamo in Irlanda, Nord Europa. Questo brano è un brano di Martino Connors, il secondo brano che sentirete si chiama Sunshine and Showers. Thank you.
anche gli arrangiamenti, anche gli arrangiamenti sono tuoi? Sì, gli arrangiamenti soprattutto sono miei. Diciamo, ho fatto questo intreccio, ho cercato un attimo di partire dalla nostra terra, sempre memorizzandomi con la Loop Station, diciamo, una base, e appunto sono arrivato in Irlanda, e soprattutto sotto c'era il ritmo di tamburriata. Era dominante, non c'è niente da fare. Speriamo che i suoni si sono sentiti bene, perché purtroppo si sono sentite bene, non ti preoccupare. Lo streaming siamo un po' alle prime volte, quindi è un po' difficile. Ma non ti preoccupare, si è sentito benissimo, anche perché poi i nostri spettatori ci perdoneranno per questa situazione, perché è precaria, per i soliti problemi di linea che incontriamo ogni volta che facciamo queste dirette. Ok, quindi diciamo c'è il bello del live. Sì, sì, molto ruspante, però molto vero. Di non essere stati troppi. Okay. No, figurati, Laerte, ci fai sentire il secondo pezzo? Ok, il secondo pezzo, come dicevamo prima, si chiama Viaggio d'Oriente. Thank you.
Bravissimo, Laerte. Grazie. Ti posso chiedere, di solito un artista non si chiede mai nulla, però mi permetto di andare oltre le regole. Ti posso chiedere un solo minuto, ascoltare il tuo organetto in purezza, senza base, mi fai sentire solo l'organetto. Una ballarella nel nostro, di Coreno, si può ascoltare col tuo organetto? La faccio io dopo, quindi. Ah, va bene, fai tu. Come no? E come no? Come mi dici se vuoi? No, va bene. No. Bravissimo. Grazie. E adesso Alessandro deve farci sentire lui il pezzo di Coreno. Volevo fare questa io. E fanne un'altra. No, a posto, dai, va bene, questo qui va benissimo. Se e avvicinati. No, va bene. Sì. Se vuoi sentire questa, fatela insieme. Fatelo insieme, no? Qui dovremmo però prendere, aspetta, dovremmo trovare degli organetti in una tonalità uguale. Tu quale c'è? Ti fa quello che fa mio? Due in sol, no? Quello in fa tu sta lì dietro. Ah, e poi allora se dobbiamo fare insieme. Qua. Non lo so, boh. C'è una materia, non lo so. Boh. Esatto. Eh? A vostra fantasia, che fa? Solo che l'ho fatta prima, Regina Soriano. Il saltarello. Il saltarello, sì. Aspetta un attimo, aspetta un attimo, dobbiamo trovare gli organetti nella stessa tonalità. Eh? Ah, qua ci vediamo, eccolo qua. Ragazzi, volevo dirvi una cosa. Sì. Perché ho fatto la persona poco elegante nel chiedervi alcuni pezzi, perché io personalmente distingo la tradizione dall'identità. L'identità è la purezza del canto, del suono, della musica, come state facendo adesso. La tradizione invece, secondo il mio modestissimo parere, è innovazione, dove l'essere umano, l'uomo, non è spettatore ma è protagonista dei cambiamenti. Prima Laerte ha suonato la tradizione con due pezzi che lui ha arrangiato, e adesso ascolteremo l'identità. Sono cose ben distinte e separate, tradizione e identità. Prego. Va bene, va bene. Che... Vai, ecco, facciamo un altro pezzo un po' della nostra terra, d'accordo? Thank you.
Questo cioè... era perfettamente all'unisono, volutamente all'unisono questo brano, va bene. E senza stare capace di farmi stare senza parole. No, era proprio un brano che si ballava a Corena Ausonio, allora, tanti anni fa. Ti volevo fare due domande. Una sicuramente la risponderai tu, Alessandro, perché c'hai i capelli bianchi. Sì. L'altra le risponderei tutte e due, anche se immagino la risposta. Allora, Alessandro, noi andiamo in giro per il nostro regno, la notte della Tammuriata, la notte della Taranda, e noi nella terra di lavoro, nell'altra terra di lavoro, che è terra di saltarella, di ballarella, si fanno gli eventi di notte della Taranta. Ma si può pensare di creare la notte della ballarella e della saltarella? Perfetto. Ti do perfettamente ragione. Ti dirò di più che con Angela Tedesco, che è un'associazione qui proprio qui vicino, l'anno scorso poi c'è stato questo problema della pandemia, stavamo pensando e avevamo già un piccolo progetto sulla notte della ballarella, appunto per cercare di trovare lo spazio e il tempo per far emergere quelle che sono le nostre radici. Ti devo confessare che ci stavamo lavorando, poi è successo quello che è successo, che calcola, si è interrotto tutto. Calcola, Alessandro, io l'anno scorso ho visto dei concerti con James Sinise, con altri grandissimi artisti che rientravano nella notte della Taranta, perché è finanziata la Regione Lazio. Ma noi siamo terra di ballarella e saltarella. Esatto. Fare una notte, anche perché, scusami, è sparito pure il raduno dei Zambognari. I Zambognari rientrano nella ballarella e saltarella. Quindi fare il trittico Taranta, Tammuriata e ballarella e saltarella è una cosa molto importante. Certo, che poi Alessandro, ti dico una cosa che in pochi sanno. Grazie all'ascolto della musica napoletana, che io ho ascoltato e ho visto sfumature nella vostra musica, che c'è la tradizione della scuola napoletana nelle vostre note, esiste nella morbidezza con cui toccate perché non è la scuola napoletana, non è una scuola musicale, ma è la scuola. Infatti grazie alla scuola napoletana la musica popolare fu trascritta e diventò musica esatta. Ferdinando IV di Borbone fece trascrivere tutte le musiche popolari che stavano nella terra di lavoro e soprattutto, è ovvio, nella provincia di Napoli. Quando andò a Taranto nel 1797, gli fecero ascoltare e lui che cosa fece? Rimase incantato da questa musica, da questa danza, e la fece trascrivere. Quindi i salentini dovrebbero sapere che loro esistono, come esistete voi, perché Ferdinando IV di Borbone, re di Napoli, fece trascrivere quelle note della pizzica, e quindi divenne musica esatta. Allo stesso modo Ferdinando IV andò a Teramo, e Teramo era l'ultimo lembo del regno di Napoli, perché là finiva il regno, e ascoltò la saltarella, poi io nella mia ignoranza non ho capito la differenza tra A e O, ascoltò questa danza, e la fece trascrivere, e addirittura quando ci furono i suoi funerali lasciò scritto che al suo caro funebre doveva sentire la musica da Muriata, del saltarello e della pizzica. Quindi stiamo parlando di cose che la gente non sa o fa finta di non sapere, però chi ascolta la musica le sente nelle vostre note. Quindi scusami, no, piacere quello che hai detto, perché anzi ti direi ancora di più, nel senso che è proprio in alcune cadenze che si sente quello che tu hai espresso prima, in alcune nostre cadenze, al di là della morbidezza, al di là di tutto, in alcune nostre cadenze c'è proprio il concetto che tu hai espresso prima. Ecco, volevo sottolineare questo, che mi fa molto molto piacere. Le radici sono troppo importanti. Certo. Adesso invece faccio una domanda a tutte e due. Pino Daniele, ho ascoltato una sua intervista di anni fa. Lui amava la musica popolare, che chiamava folk o etnica, perché infatti
il suo primo lavoro Terra Mia c'è molto di musica popolare, e lui affermava che la musica popolare, la musica etnica, la musica folcloristica, come la chiamava lui, cambiava la denominazione ogni volta, per poterla salvare, per non farla morire, bisognava contaminarla. Voi cosa pensate? Allora, rispondo prima io, prima la Erte. Fate voi. Allora, contaminarla, Claudio lo ha ascoltato prima con i due brani che ha fatto la Erte. Uno che ha mangiato da lui, uno scritto proprio da lui. Il secondo proprio è partito dal Mediterraneo per abbracciare un po' tutti i rami della musica. Perciò io ti sto rispondendo, poi ti risponderà anche lui. Per quanto riguarda il mio modo di vedere, è un po' meno contaminata la mia musica, è meno allargata, e io mi collocherei in mezzo tra la musica identitaria. Scusami? Identitaria. Identitaria. E la contaminazione. Io mi collocherei proprio al centro di questo, né da una parte né troppo dall'altra, per quanto mi riguarda. Però è fondamentale, se no la tradizione muore, la contaminazione è fondamentale, però se no la tradizione, la nostra cultura, la nostra identità muore. È fondamentale fondersi con altri popoli, è fondamentale stare insieme ad altre persone, di altre culture. Ma anche con altra cosa. Alessandro, scusa che ti interrompo, che gli strumenti che cambiano, l'organetto se compare a fine 800 ha contaminato la ballarella e il saltarello, certo. E quella è tradizione, certo. Giusto? Ed è fondamentale, ti ripeto, è fondamentale il fatto che anche nei due brani che tu hai ascoltato, anche con l'elettronica, no? L'elettronica che è il nuovo mezzo di comunicazione. Esatto, è il nuovo mezzo, è come quando è uscita la televisione o la radio. Non si può ignorarlo. Che cos'è? Cioè, si è un po' dati un po' i numeri, no? Nel senso che è come il telefonino adesso, il nuovo telefonino, il computer, no? Ma che invece è il nuovo che inevitabilmente va avanti, e la cosa importante è nel nuovo trovare o cercare o rifarsi comunque all'antico, al vecchio. Ecco, ripeto, questa è la cadenza che ti dicevo prima. Questo ripeto, è fondamentale. La tradizione è innovazione, dove l'uomo non è spettatore ma è protagonista dei cambiamenti. L'hai detto te prima, perfetto. Io l'ho detto in altre parole, però abbiamo espresso lo stesso concetto. Adesso non so se ho risposto. No, perché? Diciamo che lui ha già detto tutto. Poi quello che ci tenevo a dire è che la musica, specialmente per come vedo pure io l'organetto, sicuramente non ha confini quello che cerco di produrre, appunto di fare. E poi mi rifaccio a Pino Daniele è stato grazie a Pino Daniele tanti giovani musicisti, tante persone sono riuscite, tanti musicisti sono riusciti appunto a prendere spunto da Pino Daniele, che è stato... Terra Mia è un capolavoro, ma anche altre cose sono capolavori, e niente, anche io mi sono rifatto sicuramente a Pino Daniele, perché diciamo che anche io, come faceva Pino Daniele, sicuramente molto ma molto peggio, mi è piaciuto appunto contaminare l'organetto con il blues. Sperimentare, infatti ho fatto un'esperienza importantissima con Marin Senga del Blue Staff, dove insomma in qualche concerto ho avuto l'onore appunto di suonare con loro, quindi questa sperimentazione continua che ho a Daniele Sepe è dovuta anche appunto a Daniele Sepe, che è uno dei massimi esponenti appunto di queste contaminazioni tra popolare e jazz. E questo penso di averti risposto in qualche modo. Indirettamente ci hai anche tolto qualche curiosità, perché praticamente dicendoci con chi stai collaborando, diciamo che è una collaborazione piccola, non è una collaborazione. Vuol dire che fra 20 anni avremo un altro faro
dopo zio Vincenzo e zio Alessandro. Magari, speriamo. Ragazzi, siamo andati proprio oltre i tempi massimi, ma non ha importanza. Un saluto a tutti, un vostro saluto, un ultimo saluto. Grazie ai nostri spettatori. Grazie di tutto, grazie a te, grazie a tutte le persone che ci hanno ascoltato, grazie a Giampaolo che ci ha assistito e niente, a presto. Un abbraccio grazie. Claudio, grazie. Grazie, arrivederci ragazzi, grazie di cuore, è stata una cosa, un'esperienza bellissima. Pur non essendo... Anche per noi. Anche non essendo... non essendo del profilo. Magari, speriamo. Sì, pur non essendo... Scusami, sull'ultima anche, magari in qualche tua iniziativa, anche con il racconto storia di un antico suonatore di organetto che stiamo montando a livello teatrale. Ecco, questo ti potrà interessare, che mi sono dimenticato di dirtelo. Aspetto due notizie e una tua copia. D'accordo, va benissimo, a presto allora. Grazie, arrivederci. Ciao, grazie, ciao, arrivederci, ciao, 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 ciao. Grazie.